Ah, buongiorno, buongiorno a tutti. Io sono il dottor Max, come al solito, che vi parla dall'Africa, dove mi sono trasferito, credere o non credere, ormai più di 4 anni fa. Stavo facendo il ragionamento perché essendoci gli europei, no? E dico, ci sono gli europei quest'anno, 2024. Io a memoria tante volte. Pensavo di essere venuto nel 2021. E siccome invece ho visto quando insomma l'Italia ha vinto, no, nel 2020 ha vinto gli europei, io ero già qua, ho fatto il calcolo sbagliato. In effetti sono già più di 4 anni che sono arrivato in Tanzania. È veramente poi alla nostra età il tempo vola. Io quando ero piccolo non avevo questa sensazione che il tempo passasse così velocemente. In effetti c'è proprio evidentemente una situazione per cui già 4 anni, benissimo. Comunque la cosa positiva per quello che mi riguarda è che sono qua e che ci sto molto bene, riesco a sposare tutti i desideri che avevo nella testa, no? Quando mi chiedevo, ma riuscirò mai un giorno a trovare una situazione di completo benessere psicofisico in cui posso fare in completa libertà le mie cose senza pressioni, senza situazioni, eccetera. Devo dire che in effetti ho trovato esattamente quello che cercavo, quindi sono molto contento e sono stato molto fortunato. Poi alcuni di voi che mi ascoltano sono già venuti, hanno già verificato. Insomma, come si vive qua, è una vita anche abbastanza semplice, però a me piacciono anche le cose semplici, no? Si vive anche di cose semplici e quindi dobbiamo da un lato ricercare, non voglio dire la perfezione, però a livello professionale bisogna ricercare quello che abbiamo in testa, no? E dobbiamo cercare di fare le cose per quello che abbiamo in testa. Ognuno poi ha le proprie idee, le proprie situazioni, i propri standards, no? E va bene, benissimo. E quindi io qui riesco a sposare tutte queste cose. L'unico, diciamo, punto debole che purtroppo ho ancora è quello della comunicazione, soprattutto attraverso internet, soprattutto attraverso quando fare questi interventi. Come vedete, questo intervento potrei farlo in video. Telegram mi dà, no, la possibilità di attivare il video, però non lo posso ancora fare. Spero tra poco di risolvere anche questo problemino. Una volta che ho risolto questo problemino qui, diciamo, andiamo avanti in maniera un pochino più tranquilla, perché il problema non è fare l'intervento, il problema per me è gestire l'emergenza quando la linea poi non funziona. Allora, oggi ho diverse no notizie da darvi. La prima cosa è quella dell'ultima offerta, appunto, di cui vi dicevo. Vediamola subito. Allora, questa offerta praticamente parte dal 14 di giugno, quindi da ieri, quando sono iniziati gli europei, fino all'ultimo giorno della finale, il 14 di luglio. Quindi un mese bello preciso. Allora, in due parole funziona così. Coloro che acquistano un metallo per 1000 euro riceveranno un equivalente in argento, quindi sarà dato una piccola percentuale di argento per valore di 1000 euro, corrisponde ovviamente al 2% come bonus. Va bene? Quindi questo bonus vale sia che si compri oro sia che si compri argento, si riceve sempre l'equivalente. Quello che conta non è il metallo che si compra, ma è l'importo. Quindi per coloro che hanno una mezza idea di comprare qualche cosa, in questo momento hanno la doppia possibilità, hanno il doppio bonus in un certo senso, no? L'occasione è data dal bonus e riceveranno 20 euro in argento per ogni 1000 euro di acquisto. Ma avranno anche questa sinergia positiva data dal fatto che loro, anche l'argento, hanno un attimino, si sono ribassati nell'ultima settimana. Ovviamente questi sono rialzi e ribassi fisiologici perché l'oro era andato su a 67, parlo sempre in dollari,
E quindi era fisiologico che si debba risistemare. Io comunque vi ho caricato sui vari canali. Chi non l'ha ancora fatto, eventualmente può andare a verificare, credere o non credere, negli ultimi 20 anni in euro, e loro ha fatto è a 570. Quindi si è rivalutato, credere o non credere, 5 volte. E punto 7. E questo è evidente che uno fa due conti, se uno ha un minimo di esperienza si rende conto che con rischio zero l'unico problemino è che c'è da pagare un po' di deposito, e anche quel problema lì è automaticamente risolto col valorizzatore, no? Ora poi ne parliamo. E qual è quell'altra azione, quell'altro investimento che negli ultimi 20 anni che sono stato in Italia, anni difficili, no? Perché io sono andato in America nel 99, gli anni erano già abbastanza difficili sotto tutto punto di vista, soprattutto per chi doveva fare business onestamente. Però il trend è comunque continuato e continua ancora oggi, oggi è ancora peggio di prima. Vediamo di essere tutti positivi, ma non c'è nessun investimento che uno poteva aver fatto 20 anni fa che ha dato lo stesso risultato. Uno dice 20 anni, 20 anni, 20 anni, o tra 20 anni magari uno dice che me ne frega da 30 anni. Va bene, allora vogliamo vedere il rendimento nei 6 mesi? Quanto è stato il rendimento nei 6 mesi? C'è qualcuno che lo può indovinare? Sull'oro, parliamo di oro. Investimento. La rendita in percentuale è stata più del 15%, 15,63. Vogliamo fare una proiezione ad un anno? Si parla molto di investimenti speculativi. Investimenti speculativi in borsa sono quelli degli hedge fund che ti promettono un sacco di cose per poi, quando c'è la crisi, perdere tutto, no? Quelli furbi, che i furbini non sono mica solo in Italia. Andate a Wall Street e avete voglia voi di furbini. Lì non ci sono i furbini, ci sono i maghi. E chi mi segue da tempo e chi legge le mie cose dovrebbe capire cosa intendo dire quando io parlo di maghi. I maghi non sono un'invenzione così letterale. I maghi esistono. I maghi esistono davvero. Fanno parte di tutte quelle scienze occulte di provenienza dalla Persia, di cui molti autori hanno detto e scritto, ovviamente noi in Italia non se ne sa assolutamente niente perché sono tutti testi in inglese, che io in parte così ho preso la briga di tradurli e di metterli nella trilogia, ma esistono davvero, e in parte sono si esprimono a Hollywood e si esprimono nel mercato finanziario, sempre loro. Allora, vogliamo vedere la proiezione a un anno? È stato quasi il 20%, senza coefficiente di rischio. Questo vuol dire che quando uno investe 10.000 euro, ha investito 10.000 euro un anno fa in oro, senza coefficiente di rischio si trova a gu averne guadagnato il 20% oggi. Ora, qual è il problema? Il problema no, no, non è per chi ha investito, come molti di voi che l'hanno già fatto o lo stanno facendo, ma per chi non ha fatto niente, perché questi soldi sono rimasti lì in giacenza, probabilmente in banca, senza rendere niente, e soltanto con l'inflazione si perde in media, dati ufficiali, che poi sono sempre di più di quelli che ci dicono, circa dall'8 al 10%. 10% all'anno. Quindi tenere i soldi in banca senza fare niente significa automaticamente pagare una tassa occulta, no? Di cui noi non percepiamo, ma che è chiara, è esistente, del 10% all'anno. Almeno facendo un investimento in oro si è pagato la tassa occulta del 10%, siccome è stato il rendimento 20, e ci abbiamo comunque guadagnato un 10. Nei 5 anni il rendimento è stato circa l'80%, e quindi, secondo me, siccome i numeri non mentono mai e ci sono troppi parlatori anche in rete oggi che vi vendono delle cose che non esistono,
inventate in qualche laboratorio segreto, magari in Asia, di prodotti finanziari. Gli ultimi, lo sapete, sono i derivati, che io ormai ero soprannominato gli avariati, perché a questo punto sono lì da anni e anni e anni e anni, nessuno ne parla più. Mi chiedono: non è che per caso l'ultima onda del quantitative easing, tutti questi soldi qui che sono stati stampati in particolare dalla Federal Reserve, ma anche dalla Comunità Europea, siano andati a tappare i buchi anche dei derivati? Possibile, no? Benissimo. Allora, ci sono per caso domande? Avete per caso domande sui nuovi prodotti o domande, cose in generale di cui volete parlare? Bene, allora ricordo che la ratio oggi, o il ratio come si può chiamare, è 78,22. Il nuovo sistema introdotto dall'azienda tedesca, che si chiama Switch Pilot e che io ho risoprannominato comunemente valorizzatore, software di valorizzazione del metallo, e che poi ho spiegato un pochino bene meglio in un documento che è disponibile se lo volete, consiste nella possibilità di acquistare metallo a determinate condizioni. Quindi facciamo un esempio pratico, prendendo una delle taglie che si chiama L12, per chi vuol fare un certo investimento di circa 27.000 euro, diciamo così, può investire 27.000 euro. In questo caso io parlo di clienti tra virgolette nuovi, Investendo 27.000 euro si hanno dei vantaggi ovviamente sull'acquisto dell'oro, e si può piano piano recuperare tutto il bonus, che in questo caso è di 1.200 euro. Diciamo che il programma, il pacchetto prevede quindi un premio di 1.200 più un acquisto metalli di 200. In questo caso il soggetto deve dire: beh, va bene, quindi 22, andiamo a 28 e 400, ho questi soldi in banca e decido di investirli, aprendo una L12. Benissimo, in questo caso il soggetto in un certo numero di mesi recupererà praticamente tutto il premio. Infatti, questi programmi che hanno scelto sono che hanno messo a punto queste taglie, sono una via di mezzo tra quello che prima si chiamava Royal Class, per cui uno faceva un certo tipo di investimento, no? E poi pagava soltanto deposito e finiva tutto lì, ai programmi che avevano piani di accumulo. È una sorta di via di mezzo, una cosa molto flessibile. E si basa su questa ratio, per cui vengono definiti dei parametri in alto e in basso, e quando il sistema, cioè questa ratio, che è il rapporto tra oro e argento, esce dai parametri o tocca, arriva a toccare i parametri, il sistema si mette in funzione una prima volta, quindi si genera un primo switch pilot, e poi a distanza di tempo, sono cose che loro hanno visto, no, statisticamente parlando, si attiva di nuovo il switch pilot. Da quel punto viene generato un'extragrammatura. Questa extragrammatura può essere varia, nessuno sa quanto è, però grosso modo è varia, i parametri si sanno, ed è più che sufficiente per fare che cosa? Per praticamente coprire i costi di deposito, che è già un obiettivo importante, e poi magari guadagnare qualche cosina. Quindi, anche se si dovesse guadagnare un 3, 4, 5% all'anno, per me personalmente va benissimo, perché io ho questa extragrammatura che mi permette di non pagare più il deposito, che è già la prima cosa, la prima scocciatura in un certo senso, no? Non dico che dà fastidio, però è effettivamente un costo, ecco, quindi si evita quel costo lì.
e allo stesso tempo mi trovo un piccolo guadagno in metallo, ovviamente, alla fine dell'anno. Io sono contentissimo, non ho bisogno di aspettarmi grandi ritorni, perché l'investimento sull'oro, l'ho detto tante volte, non sono investimenti speculativi. Tanto un po' più, un po' meno, poi guadagnerò sul metallo che, come abbiamo visto anche nell'ultimo 2 o 3 mesi, è schizzato su e quindi ha acquistato valore. I trend dalla ricerca che abbiamo fatto, ne abbiamo parlato tante volte, per le situazioni generali che abbiamo, di guerre, di economia, di pandemie possibili, eccetera, eccetera, è comunque sia positiva, no? Con l'introduzione della moneta digitale, eccetera, nei confronti dell'oro e dei metalli in genere. Quindi noi siamo una botte di ferro. Sicuramente meglio che tenerli in banca, o meglio che tenerli in azioni che ormai sono lì da anni e anni e anni, decotte, aziende decotte che non rendono più niente. Magari si fa il sacrificio, anche se si perde qualche cosina, si recupera subito dall'altra parte. Ecco, questo. Io vi dico queste cose qui a buon senso. Poi l'oro non è nemmeno classificato come prodotto finanziario in Italia e quindi noi siamo contentissimi. Ora, per mio impostazione di base, voi sapete che io ricordo spesso il discorso del marketing strategico. Che cosa vuol dire marketing strategico? Lo chiamo così, è una definizione che non mi piace neanche tanto, però è praticamente quella. Il marketing è un marketing management, è come se fosse una filosofia economica. Per cui, secondo questa filosofia, messa a punto da un signore che si chiama Maslow, tanti anni fa, e rappresentata dalla piramide, da una piramide, tanto per cambiare. E l'obiettivo principale delle aziende che producono prodotti o erogano servizi nel mercato parte dal presupposto che al centro del processo ci deve essere messo il cliente, i clienti e i vari bisogni e necessità che i clienti hanno. Le necessità sono proprio sono poi di primo livello, di secondo livello, di terzo livello, comunque sia a seconda appunto del mercato nel quale vogliono operare, devono concentrarsi, no, sui bisogni dei clienti. Beh, primo livello abbiamo la casa, sicuramente, e il cibo, perché senza cibo, acqua, cibo, insomma, e senza un tetto si vive decisamente male. Al secondo livello possiamo collocarci l'educazione, una seconda casa, una carriera, cioè tutte quelle cose che sono importanti, e se ci sono è meglio, ma se non ci sono non è la fine del mondo, no? Si vive lo stesso. Al terzo livello, diciamo in maniera così un po' moderna, e in questo momento ci mettiamo l'intrattenimento. Ovviamente questo terzo livello ha assunto un boom, ha avuto un boom negli ultimi 20-30 anni è enorme, no? Per cui oggi tutti, anche se non ce ne accorgiamo, siamo proprio all'interno di una Matrix che è praticamente costituita dal 99% di intrattenimento e dall'1% di altre cose. E diciamo così, forse dovrebbero essere, forse anche quelle un po' più importanti. Perché vi ho fatto questa premessa qui? L'ho fatta perché io ho riscontrato nel corso, diciamo, della mia esperienza, ho lavorato nel settore pubblicitario per 20 anni, ho fatto diversi tipi di collaborazioni, insomma, ho pubblicato delle cose in America che con una cosa che ho inventato io. Cioè, non è che sia proprio un pivello, per chi non mi conosce tanto. Ho riscontrato però che questa filosofia nel mercato un pochettino più in America, un pochettino più in America, anche se è una cosa molto formale, non tanto di sostanza, ma molto formale, i principi di questo marketing strategico vengono rispettati un pochino di più col cliente. In Italia, in Europa molto meno, in Italia ancora, nei paesi latini ancora molto meno, perché le aziende non gliene frega quasi niente del cliente, loro fanno bene delle cose.
soprattutto noi, no? Che lavoriamo con le mani, siamo bravi, noi produciamo delle cose, le mettiamo nel commercio e le vendiamo perché sono belle, ma non è che ci poniamo il problema di dire se quello che produciamo soddisfa veramente le esigenze del cliente, lo facciamo soltanto in determinate situazioni quando ci torna comodo, non lo facciamo come principio, lo facciamo poi dopo cammin facendo. Quindi io nelle mie proprie esperienze sono stato a contatto con tante aziende in Toscana, in Italia, poi ho collaborato con la Comarca a Firenze, loro facevano consulenza di marketing, di queste cose. Ho visto nelle aziende delle cose incredibili. E quindi quando poi io devo selezionare per collaborare con delle aziende, io inevitabilmente mi scontro con questa cosa. Cioè, mi rendo conto che l'azienda con la quale io posso collaborare, anzi, la collaborazione c'è, ma fino a un certo punto, perché poi quando comincio a parlare di marketing strategico, non mi trovo a dire delle cose che non capiscono, eppure sarebbe molto semplice. Cosa voglio dire? Arrivo al punto. Ultimamente, sono stato il primo a riconoscere all'azienda tedesca il coraggio di aver introdotto questo che si chiama Switch Pilot nel mercato. Ci hanno lavorato un bel po', quindi il lavoro l'hanno fatto, non è che non l'abbiano fatto benissimo. È stata una cosa rivoluzionaria ed è rivoluzionaria, poi lo vedremo anche cammin facendo questa cosa che hanno fatto. Hanno semplicemente sfruttato un concetto ben conosciuto da anni nel settore dell'oro, quindi del rapporto tra oro e argento. E ci hanno sviluppato un software. La stessa cosa l'ho fatto io nel mio sistema, quando poi l'ho sviluppato, ho depositato il brevetto, mi è stato rilasciato dal governo americano. In pratica io ho messo anch'io un software, ho sviluppato un software su una cosa che era già in parte conosciuta. Quindi è stata un'invenzione che è stata perfezionata ed è poi stata, se si è realizzata nel mio caso in una macchina, nel loro caso, che conteneva comunque un software, e nel loro caso è una cosa un pochino più virtuale, in un software che effettivamente funziona benissimo. Quello che ho fatto, siccome io sono sempre uno che cerca di documentarsi al 100%, anche un po' per caso, ma il caso lo sapete che non esiste, sono venuto a conoscenza di questo sito, diciamo così, scusa, non sito, perdonatemi, canale su YouTube, ufficiale, cioè nel quale intervengono, è una cosa nuova, quindi hanno pochi video, intervengono delle persone autorizzate da Ovesta. Ho sentito delle cose che dal punto di vista del marketing non mi sono piaciute. Allora ho parlato col dottor Manca, che oggi non è presente, le parentesi, Walter sarà presente ogni tanto quando può, perché ha dei problemi familiari, insomma, adesso è andato in pensione. Walter, cosa è successo? È andato in pensione, gli è arrivata l'assegno, ha visto un bel assegno e quello naturalmente l'ha un po' demotivato. Io capisco, il assegno non sarà così corposo della mia pensione, e quindi lo so già, e quindi io continuo nella mia opera imperterrito. Anche se avessi un assegno di pensione di 5.000 euro al mese, io continuo lo stesso, non mi frega niente. Quindi però lui si renderà disponibile qualche volta quando può, e oggi non poteva perché è andato in campagna. Benissimo. Ne ho parlato con Walter, che ha capito perfettamente quello di cui sto parlando, perché anche lui conosce bene le regolamentazioni, la mentalità, eccetera. Praticamente cosa è successo? In due parole, in Germania probabilmente è possibile fare un'opera, si dice, di push su questo software che hanno introdotto, promettendo certe cose. In Italia questo non è possibile, ma anche se fosse possibile, io starei molto cauto, perché quando introduci, per esperienza mia, quando si introduce una cosa nuova che è rivoluzionaria, bisogna sempre introdurla con molta cautela. Molta cautela. Vedere un attimino il feedback e poi eventualmente, piano piano,
E rispettando sempre i codici e i parametri comunicazionali, di comunicazione, che bisogna dire le cose in una certa maniera, bisogna stare attenti a dire numeri, a promettere questo, a promettere quell'altro, poi magari uno può tentare un pochettino di più, può azzardare un pochettino di più. Allora, per quello, attenzione, attenzione, voglio essere estremamente chiaro. Qui bisogna distinguere l'esperienza e la capacità di Ovesta nel gestire i nostri depositi e i nostri investimenti, che rimane identica a quella di 2 o 3 mesi fa, prima dell'introduzione di questo sistema, dal problema nuovo che si è creato adesso con l'introduzione del software. Va bene? Quindi sono due cose diverse. Io ho scritto una lettera, un piccolo report facendo presente queste cose. Walter me l'ha tradotto in tedesco e l'ha mandata al CEO, il dottor Holtz, direttamente, che è inutile andare a mandare queste cose a gente che conta, ma conta giusto. Quindi siamo andati direttamente al coso. Sfortunatamente il dottor Holtz non parla inglese, o non parla inglese a sufficienza per comunicare tutte queste cose, e attendo la risposta. Nel frattempo noi facciamo un passo indietro di un anno o due. Cosa abbiamo fatto con Walter? Io mi sono accorto che ovviamente, presentandomi come consulente, io devo avere almeno altre 2 o 3 aziende nel mio portafoglio, perché non posso contare su un'azienda e basta. Ci sono persone che giustamente vogliono comprare l'oro sfuso. E io questa esigenza la soddisfo male con l'azienda tedesca, oppure vogliono comprare l'oro in Svizzera e stoccarle in Svizzera. È inutile che io gli dica sì, ma poi tanto l'azienda, lo stock, cioè uno vuole comprare l'oro in Svizzera, ha tutto diritto di comprarlo in Svizzera e stoccarlo in Svizzera. Va bene? Ora abbiamo chiuso l'accordo con la Z Metalli di Valenza Po. Benissimo, ma è sempre un banco metalli in Italia. E quindi adesso ho pensato che era il momento, è il momento di aggiungere al mio servizio, in un certo senso, un'altra azienda con la quale sono in contatto attraverso una signorina molto brava che io ho conosciuto circa ormai, e tempo passa velocemente, quasi 3 anni fa, perché volevano venire a trovarmi qua in Tanzania, col piano B, e quindi siamo già in sintonia, no? Su quel discorso lì, siamo in sintonia su tante cose, ci siamo tenuti in contatto molto molto bene, insomma, in maniera, non dico frequente, però ci siamo tenuti in contatto perché c'è un rispetto e una stima reciproca. Ha capito che insomma, io sono stato invitato a Monaco, ho fatto un certo tipo di produzione, partendo da zero, investendo zero, investendo soltanto il mio tempo e un po' di mia esperienza. E quindi siamo entrati in contatto così e abbiamo cominciato a parlare. E ho capito che loro sarebbero stati molto contenti di iniziare un rapporto di collaborazione con me. Io naturalmente non ho potuto dire no. Anzi, mi avrebbe fatto soltanto piacere anche a me. Perché? Perché? Perché arriviamo al dunque? Perché questa è un'azienda. Ora poi faremo nome e cognomi, eh? Ora vi dico un pochino come è maturata questa relazione. È un'azienda che è nella Svizzera italiana, quindi Patrick, sono lì vicino a te, e stoccano all'interno della Svizzera. Ora, questo è chiaro che uno può dire sì, vabbè, ma qual è il problema a un certo punto? No. No, attenti bene, fermi tutti. Quando si parla di oro e quando si parla di investimenti e quando si parla di regolamentazioni, bisogna stare molto attenti, perché comprare l'oro in Italia e stoccarlo in Italia non è come comprare l'oro in Svizzera e stoccarlo in Svizzera. Questo, per chi mi conosce, dovrebbe averlo già capito molto bene. Tant'è che io richiedo che l'oro acquistato in Germania sia poi stoccato a Zurigo. E non ve lo dico per caso, ora poi ci arriviamo, eh. Scusatemi, ma vi devo dire una cosa molto importante. Ma perché io ho capito da un po' di tempo che la Svizzera è stata, è e rimarrà la cassaforte dell'oro al mondo, per tutto il mondo.
Perché in Svizzera ci sono i due terzi, quasi, hanno detto, grosso modo, ma capite, anche fosse il 50%, cambia poco, di tutto stoccato, di tutto l'oro del mondo. E anche questo non è che sia una cosa a caso. È vero, uno potrebbe obiettare, eh sì, però vedi è quello che è successo, hanno perso il segreto bancario, adesso bisogna stare più. Sì, benissimo, ma non hanno perso assolutamente nulla, perché i ricchi l'oro lo portano alle Cayman, non l'oro, scusatemi, i soldi li portano alle Cayman, li portano nell'isola di Jersey, li portano quell'altra Spagna, Mandera, cioè ci sono tanti porti franchi. La Svizzera non è più così, non era più così importante dal punto di vista finanziario sui conti correnti, ma non hanno toccato l'oro e quello non lo toccheranno mai, perché il loro oro è quello, la loro moneta, scusatemi, è l'oro, e quello è stato, rimarrà in Svizzera e non lo toccherà mai nessuno. Quindi la mia analisi è stata sul discorso, lo sapete, FF, il discorso FF che caratterizza l'azienda tedesca, si è poi spostata appunto perché volevo capirne di più in Svizzera. Vi ricordo che tutte le organizzazioni mondiali, quelle che io chiamo le sovrastrutture, quelle diciamo così, di nuova generazione, perché quelle di vecchia generazione sono in America, lo sapete, le Nazioni Unite, il Fondo Monetario Internazionale, cioè di origine almeno partono da lì, no? Nel 45-46, Bretton Woods, eccetera. Poi dopo, piano piano, nel corso degli anni, è come se avessero selezionato la Svizzera. Perché sono adesso tutte in Svizzera e sono, guarda caso, se volete vi do l'elenco, perché l'ho recuperato grazie alla collaborazione che ho con una signora avvocato che mi è venuta a trovare qua, Mariella, che poi dovrebbe anche poi fare un intervento lei a breve, spiegando meglio di me sicuramente quello che vi sto dicendo. Hanno fatto queste LaGavi, queste aziende. Le aziende praticamente più importanti che costituiscono le sovrastrutture sotto l'ombrello dell'UN, delle Nazioni Unite, hanno selezionato la Svizzera, hanno fatto un accordo speciale col governo svizzero per cui hanno ottenute tutte le immunità diplomatiche. Quindi praticamente loro all'interno della Svizzera possono fare tutto quello che vogliono. Mi dicono con l'unica eccezione, perché sono tutti diplomatici, con l'unica eccezione di quando guida la macchina, per cui se prendono una multa mentre guidano a Zurigo, guidano a Balisea, a Brasilia, dove sono, devono pagare la multa. Immaginatevi un po' voi. Tutto il resto non devono rendere conto a niente a nessuno, né dal punto di vista economico, né dal punto di vista di gestione di quello che fanno. Qualsiasi cosa, sono completamente indipendenti dal controllo del governo svizzero. È come se fossero un dipartimenti distaccati delle Nazioni Unite, perché molti di loro, tra cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che è a Ginevra, lo sapete, e il World Economic Forum, mi sembra anche quello a Ginevra, a Losanna, insomma, sempre in Svizzera, sono tutte sotto l'ombrello delle Nazioni Unite. Curiosamente, ne parlavo con Diego, che adesso non è collegato, mi faceva notare che nelle dettagli, no? Delle varie mansioni, cioè delle varie della regolamentazione. Poi, se volete, per chi è interessato, ve le do queste cose. Sono tutte nel computer, ma sapete che ci ho dovuto lavorare per arrivarci. Comunque, dice: ma come mai tra le insomma, tra devono specificare oltre alla moneta, alla valuta, come mai devono specificare anche oro? Gli ho detto, Diego, è l'oro è l'unica, è la vera moneta loro, la moneta fiat a loro, non gliene fregano un piffero di niente. È chiaro che ce lo devono scrivere. Non possono dimenticarsi dell'oro, perché la cosa importante per loro è l'oro, non sono le monete fiat, che poi fra l'altro, con la digitalizzazione, la centralizzazione, adesso sarà, si sa più, no? Quello che succederà. E quindi, casomai, si dimenticano di menzionare la moneta fiat, ma è loro, c'è sempre loro. Come mai lo menzionano? Temo, quello che possa aver capito io,
che lo devono menzionare perché loro poi tutti i loro investimenti li fanno in oro. È chiaro quindi che hanno una riserva in oro tutte queste aziende. È chiaro, stoccate in Svizzera. E all'interno di questi caveau, sempre per le disposizioni cioè, di questi trattati internazionali, non ci può entrare nessuno. Stessa cosa per il discorso della banca tedesca, e con molta probabilità, per quello che possa aver capito io, è proprio il governo svizzero che prevede una regolamentazione per cui in tutti i caveau svizzeri non c'entra nessuno. Non ci può entrare nessuno, proprio per questa sorta di immunità che si sono garantiti attraverso l'UE. Quindi, anche se formalmente non fanno tanto, puzzano con questo discorso dell'FF, perché non lo possono fare evidentemente, di fatto lì non c'entra nessuno. Il discorso poi dell'FF è un discorso a parte che io fino adesso vi ho messo insieme, perché non conoscevo bene la regolamentazione, ma va a braccetto col discorso dell'UN. Queste aziende sono costituite in FF perché il governo svizzero gli ha concesso del non pagare le tasse, cioè sono esentasse. Sono lì, usano la Svizzera, sfruttano la Svizzera, ovviamente portano un sacco di benessere alla Svizzera. Pensate a tutti i comitati, le riunioni, i delegati, è sempre un via vai continuo avanti e indietro. Potete immaginarvi, no, quanti soldi poi ci arrivano in Svizzera, e il governo ha detto: ma che facciamo? Li facciamo pagare le tasse, gli diamo l'esenzione, così saranno ancora più contenti. Quindi il FF in sé vengono costituite con quella struttura lì perché non pagano le tasse, ma ce ne sono tante. Io ho trovato l'elenco delle più importanti, ma ce ne sono tantissime. Sono circa 43-44, quindi ci troviamo quelle che vi ho menzionato prima, ci troviamo settori nei settori militari, nei settori chimici, nei settori finanziari, cioè sono tutte sovrastrutture prese, insomma, che si sono trasferite lì. E mi diceva Diego che anche come si chiama? Ora poi ve lo dico. Accidenti, uno di quei gruppi, se qualcuno mi aiuta, quello lì di Roma, come si chiama? Insomma, costituito negli anni 60 a Roma, che aveva sede in Austria, si è spostato, è nella trilogia comunque, si è spostato in Svizzera. Quindi piano piano tutte queste sovrastrutture si sposteranno in Svizzera. E si sposteranno in Svizzera, che ricordo, la Svizzera non è in Europa. La Svizzera è in Europa, ma non è in Europa e non entrerà mai in Europa, perché entrando in Europa tutte queste organizzazioni perderanno la propria giurisprudenza. Cioè non sarà più possibile fare una cosa così. Si può fare, l'hanno fatta tra le Nazioni Unite e la Svizzera, perché la Svizzera è la Svizzera, ma soprattutto perché è in Europa. Una cosa simile per certi aspetti, però deve far riflettere, è successo che recentemente, 10 anni fa, ma poi il tempo passa velocemente, 5, 6 anni fa, l'Inghilterra è uscita dall'Europa, no? Non aveva trattati, il trattato era molto flessibile perché ogni nazione ha la possibilità di, quando trattano per entrare in Europa, ha una certa flessibilità. Questo è confermato dal fatto che non tutte le nazioni che fanno parte dell'Europa hanno per esempio l'euro. Sapete, alcune nazioni hanno detto no, noi entriamo, però manteniamo la nostra moneta. Ecco, e probabilmente l'hanno fatta in Inghilterra perché hanno capito certe cose, e soprattutto la City di Londra, che intendiamoci, per la City di Londra che l'Inghilterra sia nell'Europa, che non ci sia, ne frega una pippa di nulla, però probabilmente per ragioni anche politiche, economiche e finanziarie, hanno ritenuto bene di farsi fuori. Però, attenti, non mi risulta che l'Inghilterra sia uscita
dalle quote societarie della Banca Centrale Europea. È ancora lì. E se non erro, è l'unica che detiene il 17% delle quote. Poi c'è la Germania che detiene il 14%, e mi sembra Francia, Italia l'11%. Scusatemi, vado a memoria, comunque per farvi dire. Quindi, come vedete, è ancora lì a controllare quello che l'Europa fa. E siccome è l'azionista di maggioranza, pesa, eh? È come se avessimo un nemico in casa, in un certo senso. E dov'è il nemico? Dove siede il nemico? C'è qualcuno ufficialmente, lo dico nemico, ma non esageriamo, detto mi batto. Il delegato, dove siede? C'è qualcuno che me lo può ricordare? Assieme a tutti gli altri. Ragazzi, bisogna studiare di più, eh. Ragazzi, io queste cose le ho dette e ridette ormai decine di volte. Siede nel consiglio di amministrazione della BIS, la banca del regolamento dei conti, assieme a tutti gli altri governatori. E sapete anche perché è intoccabile il governatore della Banca d'Inghilterra? Questo l'ho detto diverse volte e se poi magari ne ho voglia lo scriverò nel volume quarto. Perché la BIS fu costituita nel 1930 grazie al supporto di Morgenthau, il governatore della Banca d'Inghilterra, con chi? Ricordate quell'altro? Vi do un indizio, è un tedesco. Ricordate come si chiama? Ecco, si chiama Shalman Shak e grazie a questo accordo qui fu costituito questa banca. Inizialmente doveva essere una banca per la riparazione dei conti, delle sanzioni che dettero alla Germania. Effettivamente, insomma, fece qualche cosa, poi la Germania pagò soltanto un paio di mesi, come ci ha spiegato nel libro che vi ho parlato anche in passato sulla BIS, la storia della BIS, uno dei libri scritti sulla storia della BIS, e sin dall'inizio ottennero questo mandato speciale, cioè, si presero, non so neanche da chi fu concesso per forza dal governo svizzero, perché nel 1930 le Nazioni Unite non esistevano ancora e poi successivamente c'è stato un aggiornamento, hanno ottenuto riconoscimento proprio diplomatico. Ma si misero insieme Londra e la Germania. In quel periodo non erano ancora in guerra, ma poi dopo entrarono in guerra. Ma la BIS continuò normalmente a fare i propri affari e la collaborazione tra Morgenthau e Shalman Shaka fu cordialissima tra nemici. Però quando si andavano tutti e vanno tutti a Basilea e si riuniscono tra governatori, quello che succede a livello politico conta zero. Anche oggi due nazioni possono essere in guerra, però quando si incontrano alla BIS, governatori, non c'è nessun tipo di astio, non c'è nessun tipo di problema, non c'è nessun tipo di niente. Questa è una di quelle sovrastrutture. Ovviamente che ha goduto i benefici che vi ho detto, no? E che è la banca delle banche, è dove si decide, lì si è deciso per esempio, dell'euro digitale, no? Quando entrerà in funzione, questa cosa qui sembra il prossimo anno, come vedete, sono in ritardissimo perché dovevano già essere partiti, no? Hanno talmente tanti problemi e talmente tante resistenze. Confermato anche da quello che è successo al flop del 77esima Assemblea Mondiale della Sanità, dove praticamente non sono riusciti a far passare il trattato pandemico perché molte nazioni, no, si sono opposte, ovviamente. Ma non si oppongono per principio,
Non si oppongono mica perché i vaccini vanno male, queste specie di vaccini fanno male. No, 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 non c'entra assolutamente niente. Si oppongono, l'Africa si è opposta per la ragione molto semplice che loro non hanno soldi e eventualmente vogliono fare un accordo per cui i vaccini arrivano gratuiti. Poi che facciano bene e facciano male, secondo me non importa assolutamente nulla. Siccome ovviamente le aziende farmaceutiche non possono produrre e dare gratis tutta questa serie di vaccini, non è passato l'accordo. Ma è solo un fatto di soldi, eh. Della salute non c'entra nulla. Non c'è stata la convenienza economico-finanziaria e allora hanno detto no, il trattato non è passato. Ma il fatto che non sia passato, l'ho ricordato quando ho parlato, no, nel precedente incontro, non ha cambiato niente, perché non cambia mica niente. Ora ci sarà. Quando annunceranno il direttore generale, questo qui, che doveva già essere andato in pensione in un certo senso, perché non l'hanno, non è stato rieletto. Lui continua a stare lì nonostante i 5 anni siano scaduti. Si dovevano riunire per rieleggerlo, no, siccome c'è anche dei capi di imputazione, hanno aperto un fascicolo, come si potrebbe dire, no? All'interno dei vari comitati che hanno, perché nessuno, come vi ho detto, di polizia. Di qualsiasi polizia gli può aprire un fascicolo. Ci sono soltanto degli organismi interni, in questo caso sono intervenuti proprio dalle Nazioni Unite, che gli hanno aperto un fascicolo e adesso è incasinato, quindi ha perso molto della sua autorità. Forse è per questo che lo tengono ancora un po' lì così e magari il prossimo anno decideranno quello che fanno, ma il suo mandato è già scaduto, eh? Ecco, ecco, quindi dicevo, nessuno può toccare le quote all'interno della Banca Centrale Europea perché c'ha questa storia, no? La Banca d'Inghilterra costituì la BIS, la Banca Centrale Europea è comunque un'emanazione della BIS perché molti funzionari dalla BIS ha fornito funzionari nel corso di questi anni per la Banca Mondiale. La Banca Mondiale, per il Fondo Monetario Internazionale, per la Comunità Europea, scritto in questo libro, della storia della BIS, tutte le varie banche importanti di sviluppo. Io sono convinto anche una delle banche più grandi al mondo è in Cina, no? La banca di sviluppo, come si chiama, cinese, eccetera. Sono convinto anche lì ci sono funzionari della BIS. Perché sono loro che hanno tutti i software, tutti i sistemi che devono funzionare. Quindi a quel livello lì sono un po' tutti d'accordo. Quindi purtroppo il mondo funziona in maniera molto diversa da quello che pensiamo, si può pensare a livello così. Quindi io, ritornando a noi, ho proprio a parlare con questa azienda, ora poi vi dirò nomi e cognomi, eh? La prossima settimana, se tutto va bene, faremo una prima presentazione e continueremo la collaborazione con Ovesta nella speranza che riveda certi, si chiamano claims, promesse al consumatore che devono assolutamente essere riviste, per quello che mi riguarda, perché io ci metto la faccia e non voglio promettere più di quello che posso poi fornire. E dall'altro lato continueremo sicuramente la collaborazione con l'azienda Metalli e poi avremo anche un'ulteriore opzione con il Banco Metalli Svizzero e quindi con questo direi quasi quasi che si chiude il cerchio, no? Perché abbiamo sicuramente una delle banche più quantomeno adesso innovative nel Banco Metalli perché con l'introduzione di questo valorizzatore in teoria è avanti a tutti, bisogna riconoscerla questa cosa. Deve essere gestita con un pochino più di intelligenza, ma soprattutto di cautela, ecco, e però è un dato di fatto. Dall'altro lato abbiamo due banche metalli, uno dove si può comprare l'oro, così boom, al volo si prende, si porta a casa o si mette in una cassetta di sicurezza, una cosa semplice. Dall'altro che ci dà la possibilità di comprarla addirittura fuori dall'Europa e di stoccarla in una nazione fuori dell'Europa, comunque sia con molta probabilità sempre in FF, perché lì state tranquilli, non c'entra nessuno.
L'ultima cosa che vi volevo ricordare, poi direi che possiamo chiudere anche qua. Vi ho postato anche il rapporto di oggi che è 78,22. Adesso, come vedete, l'oro ha perso valore, però ha riacquistato un pochino di valore mentre l'argento l'ha perso, quindi questa razza è andata su perché più l'oro acquista, più l'oro acquista valore e più questo numerino aumenta. Più invece perde valore, quindi o l'acquista l'argento, questo numerino cala. Quindi man mano che si arriva poi a questo range, a questi estremi che all'interno di questo software che sono 8 punti, 8 punti di differenza, il software si riacquista. Quindi da un lato devo dirvi per coloro che hanno sottoscritto, già fatto tutta l'operazione, per cortesia di mandarmi l'avviso quando eventualmente ricevete la notifica che il switch si è attivato la prima volta, perché io quello non lo posso vedere, se non me lo dite voi, perché ognuno ha dei parametri diversi, no? E ovviamente anche la volta dopo con il guadagno in grammatura, anzi, quando ottenete il switch, il secondo switch, me lo dovete dire perché ci dobbiamo sentire, dobbiamo fare due conti, dobbiamo fare due calcoli. Molto importante il feedback per me, perché se no capitano le cose e io non ho controllo più di niente. Bene? Per quello che riguarda il futuro, Walter Manca continuerà a seguirci, è compatibilmente col suo tempo. In teoria può fare tutta l'attivazione anche lui, però ecco, siccome vedo ultimamente che ci sono dei problemi per caricare i documenti, principalmente sono quelli dei problemini ancora tecnici, allora è lui che risolve tutto, che ha più pratica di me. Poi non è neanche sinceramente quello che dovrei fare io, questo lo deve fare lui, quindi va bene così. E vi voglio dire un'altra cosa sull'argento. Allora, ultimamente l'argento si era riapprezzato, però ho scoperto una cosa. Io mi devo scusare, ma anch'io le cose non me le dicono e quindi purtroppo, quando capitano, mi sono risentito molto con Walter e anche con chi di dovere in Ovesta, perché lo spread sull'acquisto dell'argento è più elevato che sull'acquisto dell'oro, e a me non era stato detto niente, pensavo fosse lo stesso. Comunque non preoccupatevi di questo, per chi ha comprato argento, che avete comunque comprato molto bene, sarà una questione che poi dopo lo sappiamo, e quindi magari aspettiamo un attimino. E la preferenza, per quello che mi riguarda, deve andare a questo punto soltanto all'oro. Oppure ne parliamo, vi dico i numeri e voi decidete. Di nuovo, io non le sapevo queste cose qui, non me le aspettavo. Mentre l'azienda che diciamo che vi dicevo Svizzera tratta solo oro, tratta soltanto oro. Comunque, come vedete, sono tre aziende completamente diverse e grazie a che offrono delle cose abbastanza diverse. Quindi, grazie a queste tre aziende, un po' meno dal mio punto di vista, credo di riuscire a soddisfare le esigenze quasi al 100%, perché poi ognuna ha determinate caratteristiche, però messe tutte insieme, le soluzioni che loro offrono sono, diciamo così, sono quelle che sono necessarie per risolvere praticamente il 100% di tutte le problematiche, ecco, che si presentano quando uno deve acquistare metalli. Io mi fermerei qua, mi sembra di avervi detto già abbastanza. Il mio suggerimento è quello di, per chi ha sottoscritto e già fatto tutto per un programma a taglie, di visitare più possibile il sito, quello nuovo, di cliccare in alto a destra sulle varie caselline dove vi spiegano tutto, di studiarvi bene 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 tutte le varie casistiche, perché lì potete anche andare addirittura a vedere dove è stoccato il metallo, eccetera, eccetera, ed è naturalmente, insomma, questo è il vostro lavoro farlo, se lo fate meglio, così almeno avete un'idea un attimino più generale, no? Di come funziona tutte le cose. In chiusura, vi dico una nota, mi è venuta in mente adesso, ve la dico adesso. E per coloro che avevano fatto il Royal Class e avevano magari investito 50.000 euro o più, il suggerimento è quello ovviamente
di spostare tutto sotto una XL, perché si incomincia subito a guadagnare grammatura, no? E si genera della e se non si paga più deposito praticamente. Però per poter recuperare il premio sulle tali nuove, bisogna investire 50, 25, 50, insomma, bisogna reinvestire soldi freschi, cioè non si possa utilizzare il deposito precedente per ottenere il rimborso del premio. E questa è anche una cosa logica, se uno ci pensa, è chiaro, no? Quindi si parla di recupero di premio soltanto a fronte di un nuovo investimento. Poi se c'è qualcuno, come sempre, che ha bisogno di informazioni un pochino più dettagliate, glielo spiego a voce quando ci sentiamo. Allora, l'appuntamento mio prossimo è quello di lunedì. Lunedì abbiamo fatto un bel intervento su San Francesco, o su quella che possibilmente potrebbe essere la vera storia di San Francesco, che ha avuto, credo, un certo riscontro. Molte persone mi hanno detto che gli è piaciuto, quindi continuiamo il nostro viaggio utilizzando questi autori, no? In questo caso ci concentriamo un attimino su Franco Collins, autore attendibilissimo australiano, e quindi parleremo di un'altra cosa. Non so se parleremo del Papa Paolo III, uno dei papi più importanti della Chiesa di Roma, o di qualche cos'altro. Ecco, però quello diventerà un appuntamento, diciamo, storico, nel quale poi dopo apriremo la discussione, e chi vuole potrà intervenire parlando però del tema di cui si parla, perché anche lunedì scorso è intervenuta una persona, ha cominciato a parlare di zigoti, ha cominciato a parlare di tutta una serie di cose che sinceramente io, sapete che io, con tutto rispetto per la spiritualità, per chi vivende la crescita spirituale, l'anima, io sono una persona molto concreta, rispetto tutti, però non mi posso perdere. Perché poi io ormai con la mia esperienza, scusatemi, capisco immediatamente, no? Tra chi è lì per distrarre, e tra chi è lì per dare il proprio contributo. Miles? Domande? Prego, Patrick, dimmi. Sì, hai detto più volte il nuovo sito. Adesso io forse mi sono perso dei pezzi. Cosa intendi per nuovo sito? Perché Il quello. nuovo numero che ti ha assegnato, il nuovo numero che ti ha assegnato col tuo nuovo sito a Westa. Capito? Per te non hai nuovo sito. Perdonami, infatti mi sono confuso, perché te l'hai aperto adesso il conto. Quindi è già Quindi nuovo, sì. sì, è già nuovo. Scusami, forse non mi sono spiegato bene. È chiaro che il nuovo sito intendo per coloro che hanno poi fatto il passaggio da quello che avevano prima, dal precedente che avevano prima, a quello nuovo. Ok, Bene? sì, grazie. Prego, prego. Ci siamo? Siamo a posto? Benissimo. Allora io vi saluto qua, vi auguro un buon fine settimana e ci sentiamo sicuramente il prossimo sabato, sabato importante, dove ci sarà la presentazione di questa nuova azienda, e quindi vi invito ad essere presenti. O altrimenti riascoltate. Molti di voi so che riascoltano in registrata, va bene lo stesso. Buon fine settimana a tutti. Grazie. Ciao. Ciao Max. Grazie mille, ciao ciao. Ciao, 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 ciao.